Una città di Lestofanti o peggio di Allocchi. Questa è l'immagine di Arezzo che emerge dalla stampa italiana e internazionale all'indomani dell'affare Banca Etruria. A dirlo è il sindaco Alessandro Ghinelli che parla di un danno di immagine da milioni di euro. Intervistato telefonicamente dal mass mediologo Klaus Davi nell'ambito del format Klaus Condicio trasmesso su YouTube, il primo cittadino aretino torna a scagliarsi contro quella che definisce una gestione molto allegra del potere, esercitata su parere dal delirio di onnipotenza dell'ex premier Renzi e da Maria Elena Boschi, che già un mese fa era stata invitata da Ghinelli a non farsi più vedere in città. Questa volta a suscitare clamore, in pieno fermento elettorale, è stata la volontà espressa dal sindaco di intentare un'azione legale contro il sottosegretario. Più volte sollecitato dal conduttore, alla domanda non esclude una causa per risarcimento danni, Ghinelli risponde assolutamente no e alla stima proposta da Davi di un danno d'immagine tra i 4 e i 6 milioni di euro replica è una cifra in difetto. Ricordando che il comune si è costituito parte civile nel processo sul crack Etruria, il primo cittadino sottolinea in particolare le gravi conseguenze per le aziende, danneggiate dalla perdita della banca del territorio, ma anche il danno economico indiretto, dovuto alla gogna mediatica in cui si è trovata immersa Arezzo per quasi 2 anni. Sul turismo l'ondata negativa si sente meno, sottolinea tuttavia Ghinelli, perché il patrimonio artistico e culturale non ce lo leva nessuno. In vista delle prossime elezioni politiche, il sindaco auspica una svolta necessaria e prevede che gli aretini accoglierebbero malvolentieri inciuci con Renzi e il PD.